E indovinate dove vi sto portando? Benvenuti in Kiwi! Bella ragazzi a tutti, sciocari! Benvenuti e bentornati! Oh, oggi vi porto al Museo dei Palloncini, un museo fantastico, speciale, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare sempre! Mi raccomando ragazzi, io lo dico sempre, anche perché oggi vi parlerò di un museo spettacolare, come ho detto prima, il Museo dei Palloncini. Come potete vedere sto palloncino gigantesco, ci stanno pure le bici dove tu te metti a pedalare e si illuminano sti cosi qua, che però bisogna pedalare forte, bisogna pedalare perché poi c'è sto coso che è abbastanza inquietante, diciamo, sto verme gigante tipo pinguino, non so, e non so, è abbastanza particolare. Però se tu pedali forte, 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 vedete, se questo qua se gonfia, si illumina, gira, fare un disco volante che voli, insomma, se non hai bisogno della corrente a casa puoi usare benissimo quello. Poi se vuoi a piscina, sta pure a piscina dei palloncini, raga. Qua devo dire che mi sono vista brutta per un certo momento, che mi sono buttato dentro a piscina insieme alla buon Miki. Infatti vi saluta anche la dolce Miki, e solo che una certa boom e cado giù, e qui una certa, raga, non riuscivo proprio ad alzarmi di nuovo, veramente. E su, qua si ride, si scherza, ma stavo veramente, mi stavo a cagare sotto perché non si usciva proprio, diciamo. E quindi problema, e io sono deficiente e quindi non riuscivo ad uscirne fuori. E queste palle, che quello è profondo, diciamo, proprio profondo. Oh, se ne arrivava mica a salvarmi, me morivo. Però è bello sto fatto da piscina, che palline, che cose, perché una certa fanno puro spettacolo, fanno puro spettacolo dei lusci e dei suoni. E qua sono riuscito ad uscire finalmente. E infatti qua sarà uno spettacolo tipo da 10 minuti, dove fanno tipo i luci, i suoni, vedete, le luci strobo, le luci strane, così. È abbastanza rilassante, però devo dire, cioè se te metti così steso a terra, però l'effetto migliore lo dà se te metti proprio a guardare l'effetto da dentro la piscina, proprio che sei proprio immerso dentro al coso. E qua io e Miki se buttiamo le palline addosso, diciamo. E qua piano piano io affondo giù fino a morire, diciamo. E sì, quindi qua non ne sono uscito più, diciamo. E poi, quando dopo un po' sono riuscito ad uscirne, ci stava pure il carro armato de Putin. Oh, vedi, il carro armato proprio chi palloncini, fatto proprio per restare in tema de sto periodo, diciamo. E quindi si mettono sto carro armato gigante. Poi non so, io questa cosa non l'ho mai capita, sinceramente. È una cosa molto introspettiva. Cioè, c'è sta macchina, sta Jeep, tutta che luce accese. E un telo blu tutto intorno, una stanza dove non ci sta niente, solo un telo blu. Pareva vedere una macchina, una cosa dei carrozzieri, pareva vedere. Vabbè, e questo invece è il Balloon Street, dove stanno tutte cose particolari. Questo mi è piaciuto molto, devo dire che mi è piaciuto molto. Ci stanno, come potete vedere, i divanetti gonfiabili con i quadri gonfiabili a palloncino a cuori, diciamo. Ci sta pure uno spazio dove vedi nell'infinito, diciamo, e lontanissimo invece sono pochi centimetri, quindi bellaci. E quindi andiamo a fare un giro a vedere queste cose. Sta pure le luci a palloncino, se fate qualche fotografia. C'è sta pure il cagnolone, guarda sto bello sto cagnolone gigantesco. E qua io mi sembra ti la foto sopra il cuore. Oh, va che bello sto cuore tutto palloncinoso, diciamo. E poi ci sta pure la nuvola dove te metti dentro a fare la foto, a perdere la testa, diciamo. E quindi poi la cosa particolare è che poi c'è questa stanza piena di cuori per gli innamorati, dove te metti dentro e te fai la foto così, con i palloncini, con la stanza piena dei palloncini che a malapena si riusciva a entrare. E infatti ci siamo fatti la foto, io e Miki. E poi a una certa però non si riusciva ad uscire, perché tutti i palloncini, l'uscita, sta vicino ai palloncini, cose dell'uscita. Ci sta pure sta mongolfiera gigantesca. Poi qua siamo usciti e ci stava pure lo shop dove, scusa,
tutta sta cosa, un po' di dolciumi. I dolciumi dove fanno i crepe, vedi questa te saluta, stanno a fare i crepe, stanno a fare con tutti i temi, sempre tema palloncinoso, diciamo. E poi ci siamo fatti un altro giretto ha dentro a sto coso del fanno le ciambelline, vedete, fanno pure la, qua facevano pure l'aperitivo, ammazza quanta roba, oh. E qua fanno il flower bar, dove c'è sto fioraio che vende solo i fiori, però ha fatto a palloncino, tiè, va che roba, poi i fiori giganteschi fatti in maniera di palloncino, diciamo, il fioraio, il classico fioraio che è stato da tutte le parti, però qua fanno i palloncini. Poi se siamo piati un bel break, diciamo, caffettino, la bikini si è presa pure lei il caffettino e le ciambelline, io ho la ciambellina al caramello e Miki la ciambellina al fragola, la faccia della soddisfazione di Miki che vuole sta mangiare sta ciambellina, sa vuole mangiare, io che gli sto a dare fastidio a questi video. E quindi se mangiamo a ciambellina, bello, un po' rilassati così fuori a chiacchierare, diciamo. Quindi mo se mangiamo ciambelline e poi mentre abbiamo finito di mangiare ciambelline ci sta pure sto coso qua, questa installazione di Alice nel paese delle meraviglie, coi funghi giganteschi, il coniglio che guarda nell'infinito, il coniglio di Alice giga, mancava solo Alice gigantesca, mancava. E qua se siamo fatti pure qua a fotografia col fungo gigante, proprio che te viene, che vengono l'SD, ciao. Poi ci sta pure il campo del calcetto, ma che vuoi di più, te metti qua dentro a sto igloo, diciamo, che palloncioni giganti e ti arrivano certe mazzate in faccia, che palloncioni, raga, madonna. E poi ci sta pure il lumacone, oh, qua sono io che mi metto a fare sull'altalena come i bambini quelli, e poi ci sta pure sta camera, sta stanza era particolarissima perché era piccolissima, ma con tutti sti specchi, raga, te faceva avere un trip mentale che non te dico. Poi ci stava musica strobo, musica proprio quella strana, proprio quell'introspettiva, quello è particolare come zoom. Poi tutte le luci strobo che potete vedere, ciao raga. E qua metto, mi ha fatto effetto l'effetto, diciamo. Poi come per finire ci stavano pure sti palloncioni giganti tipo preservativo, non so che cosa potevano, però era un particolare, ci dovevi passare in mezzo e così passavi il momento del coso, quindi facevi tutti sti palloncioni in mezzo tipo tuo lavaggio, passavi in mezzo e poi da qua ti ritrovavi che era finita il museo, diciamo. Un bel museo particolare dove anche la Miki vi saluta. E quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, ciao cari.